Una delle tante domande che gli allievi mi pongono a volte a lezione è: Andrea, ma perché la stessa nota la devo chiamare bemolle o diesis a seconda della tonalità in cui siamo? La mia risposta solitamente è quella di intortarli ancora di più con l'esistenza delle doppie alterazioni, quindi il doppio bemolle o doppio diesis, che è quello che farò con voi oggi. La domanda in realtà è semplice: perché la stessa nota la chiamiamo ad esempio si bemolle o la diesis a seconda della tonalità in cui siamo? Dato che a me le risposte dogmatiche, ovvero perché è così, non piacciono assolutamente, in realtà la mia risposta solitamente è che una scala diatonica, come la scala maggiore o la scala minore naturale, deve essere composta da 7 note. Per quantità e per qualità. Questo vuol dire che saranno 7 note diverse con 7 nomi diversi. Prendiamo alcuni esempi semplici, ovvero scale con un'alterazione, come il Sol maggiore o il Fa maggiore. Se costruisco una scala di Sol maggiore, questa sarà composta dalle note Sol, La, Si, Do, Re, Mi e Fa diesis. Proprio per la regola che vi ho detto prima, 7 note diverse con 7 nomi diversi. Quindi se io utilizzassi Sol bemolle avrei una scala con 2 Sol, il Sol naturale e il Sol bemolle, e neanche un Fa. Lo stesso esempio lo possiamo fare su un'altra scala che ha una sola alterazione, che è quella che vi ho detto prima, Fa maggiore. Se vado a costruire una scala di Fa maggiore avrò le note Fa, Sol, La, Si bemolle, Do, Re, Mi. Se utilizzassi La diesis al posto del Si bemolle, avrei di nuovo una scala con 2 La e neanche un Si. Ma diciamo che per assurdo io voglio utilizzare per forza il La diesis in quella scala lì. Posso farlo? Certo che sì, ma a quel punto non sarà più una scala di Fa maggiore, ma sarà una scala di Mi diesis maggiore, composta dalle note Mi diesis, Fa doppio diesis, Sol doppio diesis, il La diesis che volevate tanto, Si diesis, Do doppio diesis e Re doppio diesis. E questo perché nella costruzione della mia scala io fondamentalmente continuo ad utilizzare la stessa successione delle note naturali, quelle che trovo in Do maggiore, quindi sarà Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, solo che aggiungo le alterazioni necessarie, per suonare quei determinati suoni a quella determinata altezza. Quindi in pratica io ho costruito la stessa successione di note. La mia scelta a questo punto è chiamarla Fa maggiore e avere solo un'alterazione, che è il Si bemolle, utilizzando quindi bemolle, o chiamarla Mi diesis e avere 11 diesis. Voi cosa scegliereste? Pensate poi a un contesto di scrittura o lettura, quindi io devo trascrivere uno spartito scegliendo una delle due tonalità, oppure devo leggerlo. E quindi mi ritrovo a scegliere tra trascrivere un pezzo con un bemolle o con 11 diesis, e la scelta diventa abbastanza semplice. Questo fondamentalmente è il motivo per cui utilizziamo, anche semiologicamente, quindi anche a livello di scrittura, due alterazioni diverse, ovvero il bemolle e i diesis. In questo tipo di esempio ci sono un sacco di note chiamate omofone, cioè note che hanno lo stesso suono, ma che si chiamano in modi diversi. Per esempio, il Mi diesis è omofono del Fa, così come il Si diesis è omofono del Do. E qui troviamo anche un altro esempio dell'uso corretto delle alterazioni, e lo faccio sugli intervalli. Prendiamo ad esempio la nota Mi e la sua quinta, che è il Si. E non parlo di quinta diminuita, quinta giusta o quinta aumentata, parlo proprio di quinta. La quinta del Mi è il Si. La quinta aumentata del Mi, quale sarà? Il Si diesis, che è omofona del Do, cioè se io sullo strumento suonerò la nota Do, però in teoria e armonia musicale, quella nota è un Si diesis, perché la quinta del Mi sarà sempre un Si. Quindi quinta giusta del Mi, Si, quinta aumentata del Mi, Si diesis, quinta diminuita del Mi, Si bemolle. In armonia musicale a volte più la domanda è semplice, più la risposta è complessa, paradossalmente. Quindi ai pochi temerari che sono arrivati in fondo a questo video io vi dico grazie. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Noi, come sempre, ci vediamo in un prossimo video.